E salve ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qua con Odd Man Journey per andare avanti in questo gioco che mi sta davvero piacendo un botto. Allora, facciamo andare qua il nostro signorino e andiamo un po' avanti. Ok, ce la fa? Ce la fa? Sì, ok, ce la fa. Ok, e ora? Cos'è, abbasso o alzo questo? Mi sa che devo alzare questo. Però come faccio? C'è un problema. Di così non riesco a alzarlo. Allora, torno un attimo indietro. Mi sembra l'unica possibilità che si ha. Ah, ho capito. Vado di qua e poi dalla strada, credo. Proseguo da questa parte, ok. Ok, siamo arrivati a capire come si fa. Questa è già una cosa molto molto buona. Allora. Sa da taverna, però non c'è nessuno. Perché è lì? Stanno giocando a carte, immagino. Ma io posso fare qualcosa? Tipo abbassare la casa? No, eh. Però posso alzare questo. Un attimo. Forse ho capito cosa devo fare, forse. Ok. Bene. Andiamo avanti. Non posso parlarci coi tipi, no, eh? Non mi fa far niente, immagino. No, niente di niente, va. Vabbè. Allora, alziamo questa parte qua. No, non ci fa andare. Qui? Ok. Cioè, non so se sto andando bene quello che sto facendo, però faccio finta che vada bene. Dai, di qua innanzitutto. Ma che cavolo? Questo non me l'aspettavo. Non pensavo che potesse anche andare giù dall'acqua. Cioè, cioè, insomma, avete capito? Non me l'aspettavo per niente. Cioè, è stata una cosa fuori luoghissimo. No, ma che figata, posso toccare l'acqua? No, ma che bello che è. Ma... No, no, qui. Che master. Cioè, lo uso come se fosse tipo uno scivolo. No, è bellissima sta cosa comunque. Davvero molto molto bella. Allora, siamo qua. Però io farei così. Non so se dobbiamo andare giù o star su. Noi nel dubbio andiamo per di qua. Ah. No, niente, non... Allora, come non detto. Ma se mi butto lì non posso? Vabbè, è un vecchietto molto resistente, devo dire. Cioè, lui proprio non gli frega niente. Scivola da tutte le parti, non si fa niente. Meraviglioso, meraviglioso. Ah, più di così non posso andarci, vabbè. Questa barchetta posso fare qualcosa? Ma posso alzarla? Ah, ma che cavolo!
Basta solamente fare questa cosa. Io da mezz'ora che sono qui come un pirla a pensare a come fare. Cioè, vi giuro, ci ho messo un'eternità. Ma un'eternità. Mamma mia, santissima. Veramente, oh. E vabbè. Non riuscivo a capire cosa dovevo selezionare. Non riuscivo proprio a capirlo, vi giuro. Adesso immagino che fosse quando erano giovani, ai tempi, immagino, e la barca si collega un po', tipo, ad una vacanza che hanno fatto o un regalo che gli ha fatto lui a lei, insomma. Davvero molto molto carino. Sì, diciamo che ripercorre un po' la storia dell'anziano, insomma, in poche parole. E così via, ma cosa devo fare ora? Ah, ok, devo solo toccare, vabbè, ho capito. Lui rimugina, ripensa a quello che è successo nel corso dei suoi anni e così via. Una bella avventura comunque. Una bella bella avventura, poco ma sicuro. Mi sta piacendo nel suo complesso. Semplice ma ben curata, mai banale. Adesso immagino che cambierà scenario. Sì, praticamente sì. Ok, siamo qua. Allora, innanzitutto io andrei qua sopra. Si può andare qua sopra? Lo devo abbassare. No. Oddio. Ah, basta andare qua su, mi sa. No, 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 no. Dammi il collegamento. Oh, non mi dà mica sto collegamento. No, devo farlo ancora più su. Così dovrei farcela. Oh, bene. Ah, ma davvero? Meravigliosa cosa. Un po' scomodo il comando, leggermente, però dettagli. Io concediamo, dai. Alla fine è un indie, ci può stare. Posso levare questo io? Sì, fantastico. Andiamo qua su allora. Meraviglioso. Ma qua dentro posso toccare qualcosa o mi picchiano? No, niente, non posso far niente. Beh, il viaggio sta procedendo. Chiudo le finestre, semmai che arriva qualcuno. Dove va? Dove vai? Oh, dove vai? Ma no, forse devo tirare giù? Sì, per forza, se no non ci va. Ah, basta che metto qua, dovrebbe cadere, ma però sulla. Ok. È andata come speravo. Aspetta che ci sono i tiranocchi. No, no, no. Che paura che sia un trofeino su questa faccenda qui. Infatti c'è il trofeo, coro di rane. Me ne immaginavo, ho avuto questa supposizione e ci ho beccato subito. Allora, un mulino. Posso. No, non posso far niente al mulino, quindi mi arrangio di conseguenza. No, c'è un'altra ba un'altra barca. E lui fa un punto interrogativo, come per dire che vuoi. Cambiata anche la musichetta nel frattempo. Questa è una bella immagine. Questa è una bella immagine. Ci vorrebbe tipo lo screenshot qua. Sarebbe bello, bello, bello. Non posso alzarla io. Fatemi capire.
La faccio volare. Ah, aspetta, salito qua. Ma posso andare anche un po' avanti o no? Non posso andare avanti. Magari me la metto tipo. Mi alzo questa parte. Così posso andare qua sopra la barca. Ci va adesso. No, niente. Non ci va. Allora. Ok, ora posso darci, era? Oh, finalmente. E andiamo via verso il sole, praticamente. Comunque è un viaggio spettacolare, ragazzi, è qualcosa di imperdibile. Veramente bello. C'è un pescatore. Mica pescherà anche a me. In pesca la barca. Ma posso andare avanti da qualche parte? Ah sì, posso andare qua sopra. Andiamo, dai. Siamo arrivati alla cittadina. Mi siedo. Intanto bisogna che mi siedo unità, sennò. Mi parte il vecchiettino. Sa mai cosa può succedere. Adesso che devo fare? Domanda. Sì, ho fatto bene. Senza volere, ho fatto bene. Che sta guardando? Cos'è, il giorno del matrimonio? O quando lei era incinta, presumibilmente, perché c'è un po' di pancia in effetti. Ma proprio leggermente, leggermente, eh. Un po' gonfia. Sì, immagino che fosse nel momento del figlio. È già ora di partire, manco tempo di fermarsi per qualcosa, proprio già. Pensa se ne va. Vabbè, che dire ragazzi, direi che può essere tutto per questo episodio. Un momento. O facciamo un altro scenario, quasi quasi. Ma potremmo farne anche un altro in realtà, dai. Tanto. Non è tanto che. Che succede? Ah, arriva il treno, scusa. Non lo sapevo ci fosse. Il treno in arrivo. Sento sto rumore. Ma che cavolo sta succedendo? Dove andare? Per forza. Devi entrare. Il treno comunque è davvero piccolo. Ma lo sono io il treno. Cioè, il treno posso suonarlo io. No, ma che dite? No, che meraviglia! No, questo livello c'è qualcosa di meraviglioso. Questo è il livello capolavoro, ragazzi. Cioè, è troppo bello. Solo l'idea. No, attimo, attimo. No, troppo giù. Ok, ora va bene.
Un attimo, un attimo, un attimo. Mamma mia. Se so bravo con sto. Vabbè, che meraviglia. Guardate che robe. Cioè. C'è un paesaggio fenomenale. Se posso dirlo, guardate, cioè. Oh. Sta diventando più veloce il gioco, più difficile. Man mano che si progredisce. Ecco, ok. Tipo minigioco alla fine dei conti. Giusto per velocizzare un po' la formula. Che è successo? Ah, ecco, ok. Non mi spiegavo cosa dovevo fare in quel momento. Ma siamo quasi arrivati, immagino. Guardate quanto lo fa più complicato ora sto gioco. arrivo, scusate. Un attimo ancora e ci sono. Comunque io ripeto. Il lato artistico di suo titolo è veramente molto molto valido. C'è un titolo che merita, artisticamente parlando. Gameplay semplice ma intelligente, perché comunque è una formula che non ho mai visto abusare. Quindi è una formula abbastanza innovativa. E ci sta, assolutamente ci sta. Anzi. Sono questi giochi che preferisco, sono quelli che innovano le formule. Che ti danno qualcosa di fresco da giocare, qualcosa di più rispetto al solito gioco classico. Cioè, sono i giochi che questi che preferisco molto molto di più. Cosa cambiava se andavo giù, andavo su? Adesso mi sta venendo un dubbio però, atroce. Avrà fatto bene. Un attimo, un attimo, no. Ok. Ho un terrore di sbagliare sempre. Pensate se tipo il treno quando sbagli va giù veramente. Che casino sarebbe. Ma se provo a intersecare due linee non posso. No, eh. Ripeto, sarebbe un casino assurdo, cioè. Anche perché è lungo sto viaggio, eh. Quant'è? 10 minuti che dura ormai. 10 no, magari 5 sì. Ok, mi sa che stiamo per arrivare. Bello il riflesso, bello bello. Ah, ho fatto amicizia con la bambina. Quindi è nata una figlia, infatti avevo ragione, è che il momento di prima è quando tipo sta per nascere sua figlia. Beh, e che è successo a sua figlia, visto che non l'abbiamo vista? Che non l'abbiamo vista, sua figlia, sinceramente parlando. È ancora, diciamo, un'incognita. Beh, a sto punto veramente direi che è tutto, perché adesso parte un nuovo scenario. Ne abbiamo fatti 3, 3/4, adesso non mi ricordo con precisione, però comunque. Dai.
Abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo fatto. Niente ragazzi, direi che per oggi è tutto. Io vi ringrazio e ci becchiamo alla prossima. Ciao ragazzi.